Sono Carlo Ferretti, mi occupo di cultura. Da un anno a questa parte, insieme a Roberto De Bellis, abbiamo avviato un progetto a Bari che si chiama Arte in Libertà. E attraverso la residenza artistica, un gruppo di artisti diversi, interdisciplinari, sono chiamati a lavorare su un luogo. Attraverso la loro creatività e lavorando insieme, producono una visione nuova di quel luogo. La mia idea è nata da una passione, che è la passione senza dubbio per l'arte, ma anche per i giovani talenti e per quello che comunque è in fermento nella regione in cui vivo, in Puglia. Ho pensato agli ospiti e ad un dono da fare. Siamo stati chiamati da Cala Moglianella per svolgere un lavoro di pensiero e installazione sul trabucco garganico. Il tema del trabucco per reinventare uno spettacolo nel quale il trabucco sia l'elemento distintivo che si può concatenare a quelle che sono le varie sfaccettature che l'arte può regalare in tutte le sue forme a un monumento storico come sono i giganti del mare. Siamo venuti qui insieme a un gruppo di 6 artisti, la maggior parte installativi e 2 performativi, e abbiamo svolto una residenza di una settimana. La prima cosa che abbiamo fatto è chiaramente cercare di entrare in empatia con il luogo. E dopo i primi giorni di pensiero siamo passati a una fase operativa di produzione di quelle che erano, diciamo, le interpretazioni che ogni artista voleva dare del trabucco. Si è cercato in qualche modo di avere un obiettivo comune artistico che si è poi andato a costruire, a sviluppare durante la performance finale, dove la narrazione che si è creata rispetto a tutti gli elementi che sono stati creati, la parte di suono, la parte visuale, la parte prettamente performativa, hanno comunicato fra di loro e hanno creato un'installazione, una performance finale, completa, che fosse espressione del gruppo di artisti e non semplicemente delle singole caratteristiche. Qualsiasi progetto artistico c'è una forte componente emozionale e la stupefacenza che gli stessi artisti hanno avuto nel momento in cui sono arrivati qui. Il trabucco non è un luogo classico, non è un luogo che si incontra facilmente ogni giorno, e la stupefacenza di quel luogo è stato un detonatore importantissimo rispetto ai pensieri e alle elaborazioni poi artistiche di ognuno di loro.